Poi alla fine, tac, vedete, rimane il torsolo della zucchina. Poche sere fa sono venuti dei miei amici a cena perché volevano provare i piatti vegani più famosi. Abbiamo fatto la carbonara, abbiamo fatto la Nutella. E quando sono entrati nella mia cucina hanno visto tutti i gadget, chiamiamoli così, che io utilizzo e mi hanno detto: cavoli Luca, ma sono troppo belli, devi assolutamente farci un video. Io fino ad allora sinceramente non ci avevo pensato perché più che gadget per me sono veramente degli attrezzi che utilizzo ogni volta che cucino, quindi sinceramente non ci avevo pensato. Però come vedete ho già qui qualche strumento, qualche ortaggio che andremo ad utilizzare perché in questo video vi farò vedere quattro gadget, chiamiamoli così, che più utilizzo in cucina. Cominciamo da un gadget che sinceramente pensavo davvero fosse una super cavolata, invece è uno di quelli che utilizzo di più perché è un tritatutto ma a corda. È bellissimo, sembra una cavolata, in verità funziona veramente bene. Andiamo a vedere come funziona, per esempio, con le carote. Chiaramente non possiamo mettere una carota intera, ma dovremo prima tagliarla a pezzettini. L'ultima carotina, tagliamo la punta giusto così per evitare di mangiare la parte che è già diventata un po' nera. E proviamo il nostro test. Ragazzi, è una bomba. Guardate qua che roba. Spero che si riesca a vedere. Ma veramente in pochissimi colpi abbiamo triturato, proprio triturato le carote. Se le vogliamo ancora più fini, questo si blocca per sicurezza. Continuiamo. Perché il bello di questo aggeggio, ragazzi, cioè, guardate che roba. È incredibile. Vi dico la verità, mi trovo molto meglio con questo che con il classico trituratutto, con il classico blender, che a parte che uno l'ho rotto e uno non riesco ad utilizzarlo, perché guardate qua, il bello di questo è che c'ha un botto di lame, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lame messe ad altezze diverse. E ragazzi, cioè, guardate che spettacolo, il risultato è ottimo. Tra l'altro, adesso qui farò un bordello della Madonna, comodissimo anche questo tappino che io non ho mai usato, come vedete, è ancora impacchettato, perché se non dovete usare subito, chiudete e lo potete mettere in frigo. Pollice in su per questo multifunction food chopper, veramente bello. Chiaramente vi lascio il link in descrizione. È uno spettacolo, ragazzi. Questo coso è veramente fico. E per adesso lo spostiamo perché vi faccio vedere gli altri gadget. Secondo gadget, ragazzi, anche questo veramente non gli davo un euro. Poi in verità l'ho comprato perché su Amazon, link in descrizione, costava veramente veramente poco. E questo è un aggeggio che serve per ottenere gli spaghetti con le verdure, in particolare con le zucchine. E adesso vi faccio vedere come funziona. Basta tagliare una zucchina così per renderla piatta. Si va ad inserire la zucchina qui, dove c'è questa specie di tubo, diciamo, e in pratica queste specie di chiodi andranno a sezionare la zucchina e qui c'è una lama che taglia sostanzialmente la zucchina. Sembra difficile, in verità è facilissimo. Cosa succede? Noi facciamo così e cominciamo a girare la nostra zucchina. Poi quando prendete un po' di confidenza è molto più semplice. E quello che otteniamo, ragazzi, sono dei veri e propri spaghetti. Adesso qui sto facendo un casino della Madonna, non ho neanche messo un piatto, mannaggia. Però otteniamo dei veri e propri spaghetti di zucchina che da fare in padella sono veramente buoni. Io li ho già fatti, tra l'altro si prestano davvero a un sacco di ricette. Anzi, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale perché a breve farò proprio uscire un video
con una ricetta con gli spaghetti di zucchine. E vedete che belli che sono? Questi soprattutto mi hanno detto miei amici che hanno bambini che sono veramente un qualcosa che funziona molto anche con i bambini. Spettacolo! Questi si mettono semplicemente in padella con un po' d'olio, con un po' di spezie, insomma quello che vi pare, e vengono veramente buoni, però lo vedremo in un'altra ricetta. Poi alla fine, tac, vedete, rimane il torsolo della zucchina. Vabbè, niente, adesso sistemo e poi vi faccio vedere il terzo gadget. Anche questo, link in descrizione, lo trovate su Amazon. Terzo gadget, ragazzi, questo qui l'avete già visto sicuramente, se avete visto qualche altro mio video, perché l'ho già utilizzato, stiamo parlando del tritasemi. Infatti, da quando ho iniziato ad utilizzare tantissimo i semi, che mi avete consigliato nei commenti dei miei video, mi avete fatto notare che soprattutto i semi di lino, essendo talmente piccoli, perché i semi di lino sono proprio piccolissimi, non vengono assimilati dal nostro organismo se li mangiamo così interi, e quindi appunto serve il trita semi. Io devo dire che ne ho provati diversi, ma questo qui, ovviamente link in descrizione, secondo me è in assoluto il migliore. Arriva chiaramente smontato, ma montarlo è semplicissimo, perché andiamo a inserire questo pezzo di ceramica all'interno del corpo, diciamo, di questo oggetto, e qui semplicemente dobbiamo avvitare. Adesso chiaramente sarò un po' imbranato, e mi raccomando, non fate l'errore che facevo io all'inizio, non stringete troppo la vite, lasciate un 2-3 mm tra la vite e la manovella, perché altrimenti i semi si spappolano veramente troppo e di conseguenza poi sono una poltiglia che rimane tutta attaccata. Invece così, adesso vi faccio vedere, si tritano veramente molto molto bene. Però questi non li posso tritare qua, riprendo il nostro mitico macinino e ce li vado a tritare dentro qua. Andiamo poi ad inserire il recipiente che conterrà i semi, lo riempiamo con la quantità che ci serve, questo in genere è la quantità che io metto nelle mie insalate, e semplicemente andando a girare la manovella si tritano molto bene e esce questa sorta di farina, la vedete qua, vedete? Che va benissimo appunto da mettere nelle insalate, insomma, dove cavolo vi pare. Io oramai i semi veramente li metto ovunque. Proprio si sente che macina benissimo, una figata. Qua gli date un bel colpetto per far uscire tutto quanto. Ah, tra l'altro c'è anche questo pezzo, può essere utilizzato se lo volete bloccare per esempio al tavolo. Io sinceramente non lo uso perché vado direttamente, come avete visto, a grattare direttamente sul piatto. Per gli appassionati di semi, ragazzi, sempre su Amazon ho trovato questi, che sono sempre dei tritasemi, non li ho ancora utilizzati, devo dire la verità, che sono tipo la saliera per il sale e il pepe. Qui possiamo mettere una quantità, per esempio, maggiore dei nostri semi, e semplicemente con questa rotellina andare a tritare. Vediamo un po' come viene, non l'avevo ancora provato fino adesso. Proviamo al contrario. Ragazzi, rimettiamo i semini nel sacchetto, perché questa è una cacata pazzesca, non funziona. Per i semi teniamo questo, perché questi altri fanno veramente cacare, non comprateli, non troverete il link in descrizione. Ragazzi, arriviamo al pezzo forte del video, eccolo qua, il germogliatore. Dovete sapere che oltre alla possibilità di mangiare i semi, come per esempio appunto i semi di lino, è possibile mangiare i germogli, perché i germogli sono molto più digeribili rispetto per esempio alla pianta
che poi viene generata dal germoglio stesso. Mi sembrava una cavolata all'inizio questa cosa, perché dicevo, ma com'è possibile? Mi sono informato ed effettivamente è vero, funziona questa cosa. I germogli, oltre a essere anche qualcosa di davvero simpatico da coltivare e divertente, sono anche veramente molto molto sani. Quindi io che cosa ho fatto? Anche qui, sempre su Amazon, germogliatore, e chiaramente ho anche comprato diversi tipi di semi da far germogliare. Qua ho i semi di lino, i semi di ravanello, qui ho i semi di cavolo rosso e ho i semi di crescione. Ognuno di questi semi chiaramente ha delle caratteristiche diverse, tanto che poi farò un video speciale proprio sul germogliatore. Però sostanzialmente come è fatto questo germogliatore? Beh, semplicemente è fatto di vari strati, come vedete, dove ci sono appunto questi piani separati per eventualmente dividere i vari tipi di semi, con una caratteristica, ovvero che ogni singola riga che vedete è un buco dove sostanzialmente l'acqua può passare, proprio perché i germogli per attivarsi e germogliare hanno bisogno di essere bagnati, ma chiaramente non possono stare all'interno dell'acqua H24, altrimenti marcirebbero. Quindi questo germogliatore è fatto apposta per fare in modo che l'acqua scorra e non rimanga lì a far marcire i semi. Lo potete utilizzare anche senza stare a comprare questi semi qua, diciamo speciali. Per dire, si può usare anche con le lenticchie normali che trovate al supermercato, insomma. E che posso dire di sta roba? Ragazzi, anche di questo vi lascio il link in descrizione, poi appunto, come vi dicevo, ci farò un video dedicato. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete, se conoscete altri gadget interessanti da cucina che voi utilizzate, dei quali non potete più fare a meno, o semplicemente sono anche simpatici e carini da utilizzare magari quando si hanno ospiti a cena, fatemelo sapere nei commenti, scrivetemi su Instagram, nei direct piuttosto che nelle storie, taggatemi. Insomma, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!